Ancora una volta noi stiamo discutendo di un provvedimento nel quale, anziché assumerci in Parlamento, così come prevedeva la proposta di legge presentata dalla Lega più di un anno fa, la scelta di decidere noi in base alle norme vigenti e quindi alle modifiche che noi presentavamo di tutelare le persone per bene di fronte ai delinquenti, il Partito Democratico, bocciando con un emendamento, con il solito sotterfugio tecnico, la nostra proposta di legge, ancora una volta in quest'Aula ci dice: il Parlamento non si vuole assumere alcuna responsabilità, facciamo decidere i giudici. E così come è successo prima con una legge delega di cui nessuno ha capito effettivamente quali saranno i contorni, perché ancora una volta questo Parlamento per il Partito Democratico ha deciso di non decidere e quindi di non normare adeguatamente una proposta, noi stiamo consegnando ancora una volta nelle mani dei giudici la libertà di decidere caso per caso, ognuno secondo il proprio cervello, se i cittadini sono tutti uguali o meno. Lo sapete che cosa state provocando? State provocando una disparità di trattamento tra cittadini, perché noi avremo casi in cui magari un giudice che ha più buonsenso, che ha la voglia di leggersi esattamente quello che è successo, che non vuole cedere magari a qualche, diciamo, spinta che arriva dall'esterno, deciderà che un cittadino che si è difeso lo ha fatto ai sensi di legge e quindi non va punito, mentre un altro giudice deciderà sullo stesso magari caso, con le stesse, diciamo, con gli stessi contorni, deciderà invece che quell'altro cittadino che si è difeso è colpevole. Ecco, voi state consegnando la libertà dei cittadini, la sicurezza dei cittadini in mani ad altri, perché non avete avuto il coraggio di decidere qua e di normare nella sede più opportuna, che è quella del Parlamento, una norma sacrosanta che dice che difendersi quando uno Stato non garantisce la sicurezza dei cittadini è legittimo. Guardate, io non detengo armi, non le so neanche usare, non ho mai avuto il desiderio di andarmene a prendere una con il porto d'armi, ovviamente secondo le regole, ma io vi posso assicurare che se qualcuno entra in casa mia e vuole pensare anche soltanto di minacciare verbalmente un mio caro, io reagirò di fronte a un sopruso, perché chi entra in casa con la forza, con la violenza e magari armato deve essere buttato fuori, e lo farò perché i miei cari vengono prima di qualsiasi altra cosa. Allora guardate, lo Stato non sa garantire ai cittadini la sicurezza. La sicurezza è un diritto. La sicurezza è un diritto come il lavoro, la sicurezza è un diritto come la casa. Voi avete deciso di non difendere questo diritto. E guardate, abbiamo partecipato a innumerevoli trasmissioni televisive. Le ho sentite di tutte, da chi si è voluto prima far proprio di una proposta di legge non sua, rivendicando addirittura di essere stato il primo ad averla depositata. Per fortuna gli atti parlamentari, e i cittadini che hanno voglia di leggersi gli atti parlamentari, dimostrano le bugie che molti esponenti del Partito Democratico hanno detto anche in televisione. Dopodiché ho sentito anche alcuni esponenti del Partito Democratico fare esempi allucinanti. C'è stato chi ha parlato di una mancanza di proporzionalità perché faceva l'esempio di chi entra a rubare le mele nel proprio cortile. Siamo al ridicolo. Avete in questi mesi cercato di legittimare la vostra inconsistenza politica e soprattutto la vostra ormai linea politica, che è quella di dire: io non posso decidere perché magari non lo so neanche fare, e quindi siamo nel campo dell'ignoranza, lascio decidere ad altri. È un po' lo storytelling di Renzi, che siccome non sa cosa fare chiama il magistrato di turno e delega al magistrato di turno la facoltà di poter decidere delle sorti dei cittadini, il modello Cantone, con tutto il rispetto della persona ovviamente. Anche in questa legge state facendo la stessa cosa, state dimostrando la vostra ignavia, la vostra ignoranza, la vostra totale indifferenza nei confronti di quelli che sono i reali problemi dei cittadini. Primo fra tutti la propria sicurezza all'interno delle proprie case, all'interno dei propri esercizi commerciali. Il mio collega Caparini ha fatto un esempio, quello di Franco Birolo, ma gli esempi sono innumerevoli. Io ne voglio
ricordare uno in particolare, che è quello di Hermes Mattielli. Lui è stato condannato due volte. Prima a scontare una pena di 5 anni, ma la beffa è stata anche un'altra, che addirittura a Mattielli è stata inflitta una condanna pecuniaria di 125.000 euro, con cui risarcire quel delinquente assassino che è entrato nella sua casa. Stiamo alla beffa! Voi state dicendo, come giustamente ha detto il mio collega prima, che delinquenti e cittadini per bene sono la stessa cosa. State dando ai ragazzi anche che ci ascoltano qui in quest'aula la chiara e limpida immagine di una società dove vince chi è più furbo, dove vince il delinquente, non la persona per bene. E voi la persona per bene non la difendete. Ecco qual è. Onorevole Saltamartini, si rivolga alla Presidenza, così evitiamo il contraddittorio. Che lei lo riferisca ai colleghi, grazie. Ecco che cosa sta producendo il Partito Democratico. E guardi, anche alcune urla che ho sentito di qualche collega prima, durante l'intervento dell'onorevole Caparini, danno la misura esatta di qual è la fibrillazione che esiste nel Partito Democratico, sapendo il Partito Democratico e soprattutto alcune colleghe che stanno facendo una sozzata. Si può dire sozzata, Presidente? Non lo so. Si può dire? Sì. Non credo che offenda nessuno. Avete voluto stralciare una norma che andava proprio nella misura e nella direzione di difendere il cittadino, inserendo addirittura tra i vari criteri che il giudice dovrà valutare il turbamento psichico. Ossia, io, cittadino, che vengo violentato perché qualcuno entra nella mia casa con la forza, devo dimostrare al giudice che ho ragione se ho reagito, perché sono stato turbato da un punto di vista psicologico e quindi ho reagito. Ma voi siete dei pazzi scatenati! Ma come potete arrivare ad una cosa del genere? Onorevole Saltamartini, onorevole Saltamartini, le ricordo di rivolgersi alla Presidenza, che si farà buon tramite. Presidente, per suo tramite consiglio magari a qualche deputata di mangiarsi una mela, così si tranquillizza in questa fase. Comunisti! La nostra è una battaglia di civiltà e di giustizia. Noi vogliamo consegnare ai nostri figli uno Stato in cui sia chiaro chi ha torto e chi ha ragione. Uno Stato in cui il cittadino possa sentirsi almeno dentro casa sua sicuro, posto che non lo si sente fuori. No, Presidente, c'è un collega che fa dei brutti cenni, non lo so cosa vuole, magari poi può prendere... Non lo so, non credo però sia l'onorevole Cenni, quindi procediamo. Non ricordo il nome dei tanti volti che in quest'aula non fanno nulla, non ricordo il nome. Qui oggi è chiaro che ci sarà, da una parte, chi voterà no a una proposta indegna, una proposta che non tutela i cittadini. Sarà chiaro che c'è da una parte chi difende i cittadini e che considera la sicurezza un diritto per i cittadini, e chi dall'altra parte ha deciso ancora una volta di dare ad altri la facoltà di giudizio perché è incompetente, è incapace di legiferare in quest'Aula. Ecco quello che avete fatto.